Per la serie Il Doc Assaggia Cose, nella quale assaggio dei prodotti che mi suggerite nei commenti dei miei video, oggi andrò a provare il Kinder Kinderini, cioè i frollini della Kinder, novità. Speriamo che siano buoni, perché ovviamente sono biscotti, come al solito, il discorso è sempre lo stesso, chi mi segue ormai lo sa a memoria, i biscotti sono biscotti, si considerano tutti uguali, non facciamo distinzione tra valori nutrizionali di uno, valori nutrizionali dell'altro, gli ingredienti sono praticamente tutti la stessa cosa, grammo più, grammo meno, quindi i biscotti rientrano in un'unica categoria dei biscotti, appunto, e vanno mangiati con parsimonia. E l'unica discriminante è il gusto e il costo, ovviamente, perché alcuni costano una follia. Ora, questi non mi ricordo quando li ho pagati, ma penso tanto, perché la roba Kinder costa un botto. Ora, il Kinder cereali, il Kinder cioccolato, ma anche i Kinder cereali, mi piace un sacco, cioè poi a chi non piace il Kinder cioccolato, piace un pochino a tutti, grandi e piccini, insomma, ci siamo cresciuti tutti, si chiedono i Kinderini, cioè speriamo che non mi deludano. Ora, io ho visto dei video dove la gente pensava che ci fosse dentro la crema e quant'altro, crema pare che non ce ne sia, lo scopriremo, andiamo a spacchettare e vediamo se vale la pena, e se non mi deludono. Allora, si mostrano in questo modo. Vabbè, non si capisce niente, andiamo all'annusaggio. Allora, l'odore è di frollini al burro, il burro si sente parecchio. Allora, ne prendiamo prima uno integro, questo qui, sono belli grandicelli, ci sono varie forme, insomma, vabbè, sono giocattolosi perché c'è questo con sta faccia, ci sono varie facce, e pare, tipo dove ci sono gli occhi, non so se si capisce, sembra che ci sia della crema, infatti se andiamo a spacchettare, ne prendiamo uno spaccato, sembra che, ma in realtà non c'è niente, non c'è crema, vediamo se è morbido. Sì, allora al tatto l'occhio, cioè sto facendo una cosa molto macabra, ma al tatto l'occhio è morbidino, quindi sembra che ci sia tipo una crema, ma è solo per gli occhi, e all'interno non ce n'è, quindi assaggiamolo così a secco. Allora, a una prima analisi richiama molto i Ringo. Avete presente il Ringo alla vaniglia? Quelli. Ma continuando a masticare, parte forte il sapore di Kinder cioccolato. Quindi hanno un gusto proprio di Kinder cioccolato. Cioè, sono buoni, ma tanto buoni. Occhio, perché probabilmente sono troppo buoni e si finisce con l'esagerare. Però ovviamente non è prova assaggio biscotti se non facciamo l'inzuppo. Quindi tazza vichinga e andiamo all'inzuppo. Prendiamo questo che è integro, inzuppiamo. Vediamo se inzuppando migliora, ma sono già molto buoni. Cioè, ragazzi, sono buonissimi. Forse un po' troppo dolci per i miei gusti, però sono buonissimi. Ma che ve lo dico a fare? Allora, sono molto molto buoni, un po' troppo dolci. Se non amate il burro, lasciate perdere, perché il burro si sente molto. Occhio, perché probabilmente uno tira l'altro. Probabilmente costeranno una follia, non mi ricordo quando li ho pagati, e sono sincero, mi scoccio andare a guardare lo scontrino che l'ho anche buttato, quindi a me piacciono. Ditemi voi se li avete assaggiati, se li avete trovati, e parliamone nei commenti e ditemi cosa ne pensate. E come sempre, cari e motivati.